quante opinioni, quante parole, quante risoluzioni vorreste ai vostri problemi, ma quanti di voi sono disposti ad analizzare se stesso con sincerità ed onestà? Quando i vostri fanciulli, nella loro tenera età, chiedendo una mano, gli avete donato un sorriso, una carezza, e vi siete chinati ad abbracciare quella piccolissima creatura? Quante volte avete fatto questo gesto, lasciando in disparte i vostri pensieri, i vostri affanni, le vostre fatiche? Quando avete trovato o raccolto o preso la forza, il coraggio da quelle piccole creature per cercare di trasferirle nella vostra vita quotidiana? Ciascuno dovrebbe imparare ad essere più sincero, più onesto, meno ipocrita con se stesso, e si accorgerebbe che quei piccoli fanciulli non hanno preso granché di spazio nella vostra vita. Poche, quell'avvicinarsi, quel piegare la vostra schiena per raggiungere quel piccolo, quella piccola creatura. Troppe poche quelle volte che le vostre labbra hanno sfiorato quei dolci visi. Troppo poche quelle volte che attraverso un abbraccio, una parola rassicurante, dovevate raccogliere e asciugare quelle lacrime. Poche sono le volte che nelle notti, al richiamo dei vostri fanciulli, il sorriso sulle vostre labbra e la volontà di essere a quel capezzale. Ma tutto questo ed altre hanno una semplice ragione nel vostro mondo dell'oggi. Ognuno di voi è nella corsa della vita. Ognuno di voi non ha certamente tempo. Ognuno di voi deve cercare di migliorare la propria esistenza, la propria situazione umana. E tutto questo viene continuamente a riflettersi sulle piccole creature degli ieri, dell'oggi e del domani. Non vi è tempo. Per giudicare, non vi è tempo per soffermarsi, valutare dove i vostri piedi lasciano la vostra orma. Così in fretta si percorre la via della terra che quasi quasi non rimane nemmeno l'impronta delle vostre pianelle. E come potete
sia voi qui presenti, che i miei fratelli della terra, possiate lasciare l'impronta nel cuore dei fanciulli. Non sono rimproveri, ma sono soltanto incitamenti, consigli per ciò che l'uomo nell'oggi, nell'ieri e nel domani si deve rendere conto di non essere certamente nel giusto e che certamente davanti al Padre non ne sarà certamente fiero. Perciò insegnate a voi stessi, educate voi stessi all'amore, alla comprensione, al perdono. Non potete, come sempre vi dico, uscire lucio se da voi stessi non avete dentro di voi la capacità di amare. È così facile amare un fanciullo, è così facile nutrirsi della sua ingenuità, è così bello gioire di un loro sorriso, è così bello e produttivo trarre insegnamento da un loro capriccio. Io dissi che chi non diventerà come un fanciullo non potrà vedere e assaporare la gioia del regno dei cieli. Ecco l'importanza di un fanciullo. Il cuore dell'adulto è arido, si è indurito dalla vita stessa. Il cuore dell'adulto non ha la misura dell'amore, ma bensì ha soltanto la misura umana, dimenticandosi di usare il proprio mito. Al fanciullo esso non è una macchina dei vostri capricci, esso è una creatura, una piccola creatura ai vostri occhi, insignificante, voglio dire, una creatura che deve riscoprire ogni cosa, una creatura che deve essere plasmata, costruita di volta in volta. Ebbene, io vi dico, fratelli dolcissimi, non è proprio così. I vostri fanciulli hanno di già un bagaglio di esperienza in tutti i campi della vita umana e della vita spirituale. Perciò fate attenzione, molta attenzione, quando nelle vostre dimore sopraggiunge una piccola creatura. Dovete sapere che quell'essere apparentemente indifeso ha dentro di sé una vita vissuta con tutto ciò che comporta il vizio, l'orgoglio, la presunzione, l'odio, il rancore e altro.
ma vi è anche la parte di amore, bontà, carità, umiltà e altro. Perciò sta a voi, genitori, trarre il meglio da quella creatura e cercare nella sua crescita che egli sia cresciuto in un ambiente di serenità, che egli sia cresciuto con il rispetto per se stesso, per voi genitori e per tutti coloro che lo circondano. Ma come potete, nell'oggi, essere angosciati, tristi per codeste mancanze, quando voi stessi, gli adulti, i saggi, non avete il benché minimo barlume di rispetto né per voi né per gli altri fratelli. Perciò vi dire bene che i primi da educare siete voi. Meno orgoglio, fratelli, meno presunzione, e cercate di porre rimedio alla grande sofferenza che dilaga su tutta la terra. Non seminate così grande dolore. Fanciulli, i vostri fanciulli subiranno ciò che voi avete per loro seminato. Se voi seminate amore, gioia e serenità, anche il fanciullo a sua volta avrà dentro di sé amore, gioia e serenità. E non sto qui certamente ad elencarvi il resto che di già ben conoscete e ne andate anche alquanto orgogliosi. Ma se ciascuno si fermasse un momento, alzasse gli occhi al cielo e si dimenticasse soltanto per un attimo di esistere sulla terra e imparasse a guardarla con gli occhi come guarda il sole, ecco, vedreste tutta la miseria umana. Ecco, vedreste il fiume dell'orgoglio che avanza inesorabilmente, toccando tutte le creature, orgogliola, orgoglio che sa generare soltanto vendetta, vendetta uguale a morte, sofferenza. Sono tante le creature che nell'oggi si macchiano del sangue del fratello, e sangue di orgoglio, e sangue di odio, e sangue di malvagità. Perché nel cuore, nella mente, vi è soltanto il desiderio del possesso. L'uomo vuole possedere. Ma cosa vuole possedere? L'uomo vuole possedere ogni cosa all'esterno di se stesso. E non vuole possedere ciò che le appartiene da sé, la propria anima e le sue vita del padre.
Ecco, l'uomo dovrebbe voler appartenere soltanto al Padre. Ma l'uomo tutto ciò non lo vuole. Il Padre è distante da ciascuno. Il Padre non fa parte della vita umana. Perciò l'uomo, sempre di più, cade nell'abisso di se stesso e genera sofferenza su sofferenza, amate gli uni gli altri, amatevi senza sosta, perdonate, imparate a giustificarvi in nome dell'amore, imparate ad aprire la strada a chi gli si è interrotto, imparate ad essere nella disponibilità del pensiero e del gesto, non siate resti nel dare ciò che avete. Chi possiede l'amore sappia donare l'amore. Chi non la possiede, cerchi di acquistarla, cerchi di farla propria, cerchi di essere nella disponibilità di poterla ricevere, per poi a sua volta donarla a piene mani. Non è facile ad amare, lo subito. Ma se ciascuno di voi avesse dentro di sé questo desiderio di essere amato, gli sarebbe più facile donare amore a coloro che sono pronti per riceverlo e a coloro che nella loro solitudine desiderano una breccia di quella pace, di quella vita. I fratelli a voi vicini, stanno iniziando una nuova evoluzione. Attraverso di essi, chi vuol capire capirà tante cose. Attraverso di essi arriveranno anche tanti dolori che si andranno ad agganciare a quelli che vi dà di nessuno. Perciò siate leggeri nel vostro pensiero, pregate per quei fratelli, per quei capi di Stato che non hanno saputo ascoltare quella parte di loro stessi che era nel giusto, ma che bensì hanno saputo soltanto ascoltare quella parte del possesso, dell'egoismo, quella parte che ha portato, che porta e porterà sofferenza e distruzione. Cercate
di restare uniti, mano nella mano, nel mio amore, nella mia pace, affinché la mia luce possa, giorno dopo giorno, illuminare sempre la vostra vita. Siate caritatevoli e umili. Non abbiate l'orgoglio del sapere. Non esiste il sapere per una creatura che possiede l'orgoglio. Il sapere è umiltà e carità. Il sapere è soltanto amore. La luce pura filtra soltanto attraverso l'amore ricordato. Vi lascio e vi abbraccio, affidando ciascuno di voi i vostri fanciulli e i fanciulli di tutta la terra. Non dimenticate, non è necessario essere madre o essere padre, perché ognuno può essere madre o può essere padre. Per ogni fanciullo che vive sulla terra, è soltanto la vita che distinguerà una madre da un padre o un padre da una madre. Perciò se in voi vi è l'amore, nel vostro cuore il vostro pensiero sarà capace di ospitare migliaia e migliaia di fanciulli, portando loro amore, pace e sorriso. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia. Imparate ad essere gelosi, sorridete un po' di più, gli occhi ricordati rispettano tutto ciò che avete, la vostra ricchezza si leggerà attraverso il vostro sguardo. Siate ricchi come nessun umano potrà mai essere. Siate leggeri e lieti. Possedete un compito così grande, cioè l'affidamento